La minaccia del maltempo non ha allontanato i turisti da Arezzo in questo ponte del primo maggio. Davvero in tanti hanno affollato i luoghi più caratteristici della città e della provincia. Come al solito si tratta soprattutto di un turismo mordi e fuggi e con una provenienza di turisti soprattutto dal nord Italia, almeno stando ad ascoltare le voci che abbiamo raccolto. Da Verona. Verona, come trova Arezzo? Bellissima. È molto interessante. Passerete qui qualche giorno o solo tocca a te? No, tocca a te fuga, perché siamo andati in una cascina qui vicino, siamo passati da Anghiari e adesso siamo passati qui a Arezzo. Perché avete scelto proprio questa zona? Perché abbiamo visto altre zone qui della Toscana, siamo andati vabbè, in Umbria, siamo andati a Gubbio e altri posti, a Assisi, e qui ci mancava, quindi siamo venuti a fare un giro. Un giro così fuori porta, passare una giornata, due. Ci eravate mai stati? No. Veniamo da Bassano del Grappa. Come mai Arezzo? Perché siamo di passaggio, con scusa che il nostro figlio sta facendo un torneo di basket qui a Arezzo e quindi ne abbiamo approfittato. Come tutta la Toscana è meravigliosa, le colline sono fantastiche, anche qua il belvedere che si vede tutte le colline, veramente la Toscana merita e Arezzo è un gioiellino toscano, veramente complimenti. Padova. Come mai avete scelto Arezzo? Vedo una bella mappa. È capitato che non lo conoscevamo ed era tra i borghi che ci interessava, insomma. Da Roma. Roma. Perché Arezzo? Perché siamo venuti a trovare degli amici. La conoscevate già, quindi? Sì, però è bella, ci piace tornare. Rimanete qui tutto il ponte? Sì. Sì, chi si muove? Siamo qua.